Un caro saluto a tutti i fratelli e le sorelle e gli amici che ci stanno seguendo, da me, Davide. E da me, Luca. Vogliamo passare questi momenti insieme meditando su un argomento che è di grande attualità in questo periodo, la vera libertà. Sì, Luca, e vogliamo utilizzare il format che utilizziamo alla riunione dei giovani, con la partecipazione di alcuni dei nostri giovani che interverranno con le loro riflessioni e i loro pensieri. Bene, Davide, vogliamo partire da un articolo di giornale che ho letto recentemente e che riguarda la città di Seoul, in Corea del Sud. Per tracciare i movimenti dei cittadini sottoposti a isolamento domestico, il governo ha fatto installare sui loro cellulari un'applicazione che ne traccia appunto i movimenti e le persone con cui vengono a contatto. Sì, effettivamente la Corea del Sud è sempre stato un paese dall'alto senso civico, ammirato e copiato da tutto il mondo come campione del contenimento del virus tecnologico e responsabile. Però fa scalpore come alcuni cittadini si siano comportati in questo particolare momento. Ebbene sì, tutto sommato per raggirare questa restrizione basta semplicemente dimenticarsi, tra virgolette, il cellulare a casa prima di uscire e il gioco è fatto, ecco che si sfugge la localizzazione. Ed è quello che hanno fatto alcuni cittadini sottoposti a quarantena. A questi trasgressori il governo ha chiesto l'applicazione di un braccialetto elettronico in modo da stringere la rete di sorveglianza. Naturalmente, questo ci fa subito pensare a una limitazione della privacy e allo stesso tempo limitazione dei diritti individuali. Ma io mi chiedo come le persone, in un momento di emergenza sanitaria, non riescono a capire l'importanza di rispettare le regole. E allo stesso tempo per salvaguardare la loro propria salute e la salute dei propri cari. Sì, è vero, l'articolo parla della Corea del Sud, ma anche qui in Italia basta guardarsi intorno per rendersi conto di quante persone ancora escano per strada, nonostante dei divieti perentori. Sembra così difficile sottostare a delle regole date dalle autorità, ma anche per il credente potrebbe essersi questa tentazione di uscire di casa per evadere. Per via di queste regole che generano oppressione, vogliamo seguire il contributo di Miriam ed Evelina. Sono io che decido per la mia vita, non il governo, non Conte, nemmeno le autorità. Questo Paese sta lentamente tornando alla dittatura. Oggi ci impediscono di uscire, domani ci toglieranno la libertà di stampa. Vi sembra normale fare multe da più di 300 euro in un momento di totale crisi? Ma davvero vorreste violare la quarantena solo per pedire un ragazzo conosciuto da appena 3 giorni? Ma farti gli affari tuoi? Abbiamo navigato parecchio sui social per cercare di capire quali fossero le ansie o preoccupazioni più presenti nelle persone in questo periodo di quarantena. Ci siamo rese conto che la rabbia, il risentimento e la voglia di evadere le imposizioni istituite dallo Stato è uno dei sentimenti più diffusi. È provato che più regole vengono imposte all'uomo, più esso proverà il desiderio di evaderle. Ma che cosa comporta non rispettare le regole istituite dalle autorità? Nella Bibbia leggiamo: ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Bene, questo verso ci mostra chiaramente quale deve essere il nostro atteggiamento nei confronti della legge. Dobbiamo però essere in grado di giudicare quando una legge si contrappone alla parola di Dio. In Atti 4,19 è infatti anche scritto: ma Pietro e Giovanni risposero loro, giudicate voi se è giusto davanti a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio. Vogliamo quindi guardare il quadro generale. Il governo ci sta chiedendo di rispettare una semplice imposizione. Evitare il contatto sociale per impedire la diffusione del virus. Disobbedire alle restrizioni sarebbe quindi come disobbedire al governo stesso. E, in questo caso, disobbedire a Dio. Sì, è vero, ci sentiamo in trappola in questo momento. Prigionieri nelle nostre case, in delle vite che stanno pian piano diventando scomode. Vogliamo però ricordarci qual è la vera libertà. In Giovanni 8,32 è scritto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Quindi cerchiamo tutti insieme di sfruttare il tempo prezioso che Dio ci sta offrendo in questa particolare situazione. Vogliamo riflettere su queste parole. È vero, per legge ci hanno tolto la possibilità di riunirci nei nostri locali di culto, ma il tutto viene fatto per ragioni di salute pubblica e non per vietarci il nostro culto al Signore o la predicazione del Vangelo. Sì, è vero, possiamo liberamente riunirci in casa per celebrare i nostri culti familiari. Quante preziose benedizioni possiamo ricevere in questi momenti. Ma per i credenti che vivono da soli, allora? Vogliamo ascoltare l'intervento di Antonio e Francesco. In quest'ultimo periodo sempre più persone si sentono sole e di conseguenza sono più vulnerabili. I cattivi pensieri prendono il sopravvento, problematiche, ansietà li sommergono, per non parlare della mancanza dei propri cari, parenti, amici e forse sopraggiunge anche il timore che una volta tornati alla normalità le persone saranno più diffidenti e quindi sarà molto più facile essere esclusi. Però tutta questa solitudine che ci rende così sensibili, deboli, forse c'è molto, anche molto altro. Vediamo la parola di Dio, ossia la Bibbia, cosa dice al riguardo. La parola di Dio ci dice che Giona si ritrovò per ben 3 notti e 3 giorni nel ventre di un pesce, nella più totale solitudine. Il Signore però si usò di quei momenti, di quella circostanza, per parlare al suo cuore, per fargli capire qual era la sua volontà. Come allora, anche oggi, il Signore può usarsi di questi momenti di solitudine per molti di noi, per parlare al nostro cuore, per ammaestrarci, per aumentare la nostra fede e per rinsaldarci nelle sue vie. Il Signore inoltre è un Dio che in questi momenti ci consola, ci sta vicino e ci fa sentire la sua presenza. Dobbiamo solamente invocare il suo nome e credere che anche in questi momenti di solitudine il Signore può fare cose grandi, può operare miracoli e può manifestare la sua gloria e la sua potenza. Dobbiamo solamente invocare il suo nome. Questi momenti di solitudine, che possiamo definire generale, ci devono portare anche a simpatizzare con chi trascorre le proprie giornate in situazioni di normalità, in totale solitudine. Pensiamo ai nostri cari fratelli e sorelle che vivono da soli, magari anche anziani. Che questi giorni ci aiutino a riflettere se stiamo dando il nostro contributo per questi cari. Nel Salmo 68, al verso 6, è scritto che a quelli che sono soli Dio dà una famiglia, e quella famiglia siamo noi, la Chiesa del Signore. Quando questa quarantena finirà, non vogliamo dimenticarci di coloro che vivono questa situazione nella normalità. Prima abbiamo parlato di Giona. Restò nella pancia del pesce 3 giorni. Non credo stesse tanto comodo. Ma credo che ciò che lo turbasse di più fossero i suoi pensieri, perché si trovava lì e ciò che viveva dentro. Di certo non era libero di aprire la bocca del pesce e di andarsene. Infatti sarà poi il pesce che lo vomiterà, ma certamente avrà dovuto combattere contro se stesso per elevare quella preghiera al Signore. Spesso convivere con se stessi è la cosa più difficile. Vogliamo ascoltare Emmanuel e Silvio, che cosa hanno da dirci al riguardo. È vero, vivere con se stessi non è semplice e neanche guardarsi dentro, ma in questi momenti, stando alla presenza di Dio, possiamo davvero avere la possibilità di fermarci, pensare alla nostra vita, alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti e chiederci cosa stiamo facendo, dove stiamo andando. Tutto ciò potrebbe provocare ansia, angoscia, preoccupazione, paura, smarrimento. La soluzione possiamo trovarla solo in un nome, Gesù. Egli può dare la vera libertà, quella gioia e quella pace che nessun'altra persona o cosa potrà mai donarci. In questo clima di incertezza e di tanta paura, ricorda sempre che Dio è sovrano su ogni circostanza e situazione. Solo accettando Gesù nel proprio cuore, Egli dirigerà i passi della nostra vita e con Lui andrà veramente tutto bene. In questo periodo anche noi credenti stiamo riscoprendo quanto sia difficile convivere con se stessi. Può sembrare un paradosso, ma essendo privati delle nostre libertà quotidiane, ci stiamo accorgendo che diverse cose di noi non ci piacciono o addirittura a volte ci danno profondamente fastidio. Sinceramente non vediamo l'ora di poter tornare alle nostre normalità così da poter tenere la mente occupata dai nostri impegni giornalieri, e in modo tale da cercare di porre fine a tutto questo.
Come abbiamo potuto sentire, in questo periodo ci può essere il desiderio di dimenticare tutti gli aspetti che non ci piacciono di noi stessi e tornare subito alla normalità. Ma ci è anche stato detto che stando alla presenza di Dio potremo esaminare la nostra vita. In Matteo, al capitolo 6, al verso 6, Gesù ci ricorda l'importanza di entrare nella propria cameretta, di chiudere la porta e di stare in intimità con il Padre, iniziando un dialogo con Lui attraverso una semplice e sincera preghiera. Non per tutti è semplice entrare nella cameretta. In alcuni casi può essere chiusa a chiave anche da tempo, ma credo che questo sia il tempo in cui il Signore sta chiamando ognuno di noi fratelli a ritrovare la chiave e varcare l'uscio della cameretta. Qui il Signore vuole operare in noi, ci vuole mostrare ciò che siamo veramente, e poi sta a noi riconoscere la nostra condizione ed innalzare la preghiera che è scritta al Salmo 26 al verso 2. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore. Dio desidera purificare la nostra vita, cambiare i nostri sentimenti sbagliati e modificare anche alcuni atteggiamenti che un credente può assumere superficialmente. Su questo ci daranno la loro opinione Martin e Alessandro. Sappiamo, fratelli, che Dio è il nostro aiuto e il nostro rifugio. In Salmi 23 al verso 4 leggiamo che quando anche camminassimo nella valle dell'ombra della morte non temeremmo alcun male, perché Egli è con noi. Egli è il nostro liberatore. Tuttavia non siamo di certo immuni da ogni male, da ogni malattia. Infatti restare a casa è un importante obbligo che serve per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. È importante quindi non sottovalutare tale situazione e non prendere con leggerezza le circostanze intorno a noi pensando con superficialità, ma continuiamo a confidare in Dio, fiduciosi del suo operato e del suo piano per noi. Infatti, fratelli, è vero che il Signore dice che sarà con noi anche nella valle dell'ombra della morte e che non dobbiamo temere alcun male. Però andare contro e non rispettare le regole che il governo ci chiede di seguire in questo momento di epidemia non rischia solo di dare cattiva testimonianza, ma va anche contro alla parola di Dio. Infatti, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 4, versetto 7, Gesù stesso dice di non tentare il Signore Dio tuo. Perciò, fratelli, in questo periodo rispettiamo le regole e mettiamo tutto nelle mani del Signore. Quanti esempi neotestamentari di fratelli e sorelle che sono stati sottoposti alla malattia e non sono guariti. Ricordiamo uno su tutti l'Apostolo Paolo. Il credente deve custodire il proprio corpo e curarlo diligentemente, perché esso è il Tempio dello Spirito Santo. La parola giusta per questa situazione è equilibrio. Crediamo fermamente che Dio voglia manifestare la propria gloria anche attraverso delle guarigioni. Ma come abbiamo ascoltato, tentare Dio è un peccato e chi lo commette sarà chiamato, come per altri peccati, a scontarne le conseguenze. Possiamo anche dire che c'è dell'egoismo dietro la superficialità spirituale, perché basta pensare che chi esce di casa non mette a repentaglio solo la propria salute, ma anche quella dei propri cari che abitano con lui. È vero, tra l'altro questo periodo di convivenza forzata fra membri di una stessa famiglia può certamente causare delle tensioni. Serena ed Alberto ci portano le loro riflessioni in merito. Uno dei risultati di questa pandemia è sicuramente anche la convivenza forzata e infatti i genitori si ritrovano costretti a vivere 24 ore con i figli che non vanno a scuola o non hanno nessun altro tipo di attività extrascolastica, e lo stesso vale per i figli che si ritrovano a vivere costantemente con i genitori che non vanno più al lavoro. E questo ovviamente può causare incomprensioni, litigi, tensione, perché non ci siamo abituati. Ma quindi come possiamo affrontare questa situazione? Innanzitutto sappi che ogni cosa è sotto il controllo di Dio e che sicuramente se Lui sta permettendo questa situazione è perché ha una sua motivazione, e la Bibbia infatti ci dice che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Sì, infatti questa prova ci sta portando ad avvicinarsi di più al Signore, formando la nostra pazienza
e il nostro carattere, che sono essenziali per la nostra vita. Sicuramente non è facile, però Dio ci insegna a sopportare. Quindi, fratello, se ti senti smarrito, senti che stai perdendo la pazienza così facilmente, prega il Signore che Lui ti darà la sua pace per mantenere la calma nei momenti di tensione. Infine, ricordati di Gesù. Se Lui non avesse sopportato la prova della croce, tu e Dio non avremmo potuto avere la vita eterna. Ricordiamoci di Gesù. Sono sue quelle parole eterne di una profondità divina, che abbiamo già ascoltato, ma vogliamo fermarci a riflettere. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8,32. Quindi possiamo affermare con certezza che senza questa conoscenza non si è liberi. La verità, quindi. Un uomo un giorno chiese a Gesù: che cos'è verità? Ma era troppo impegnato per ascoltare la risposta. Non si rendeva conto che non era libero. Quell'uomo si chiamava Pilato ed era il governatore della Giudea. Aveva potere di vita e di morte nella sua provincia. Gesù era il suo prigioniero, eppure era Pilato quello che era schiavo. Quale paradosso! È un paradosso che si ripete nei secoli. Sicuramente non sarà la fine di questa pandemia a rendere le persone libere. Esse torneranno alle loro occupazioni e ai loro divertimenti che le tengono impegnate, o per meglio dire distratte. Infatti, per non pensare più ai mali dell'anima, ansia, depressione, paura. La verità che libera da questi mali è questa: il Figlio di Dio, colui che vive nell'eternità, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini nella persona di Gesù, il Cristo. Patì il disprezzo, l'abbandono, il dolore, la sofferenza ed infine la morte della croce, al solo scopo di liberare l'uomo da ciò che lo tiene legato, il peccato. Il peccato è il vero male dell'umanità. Lo possiamo tradurre come la disobbedienza alla volontà di Dio. Questa volontà è stata manifestata all'uomo nella sua parola, la Bibbia, mentre la conseguenza del peccato è la morte. Nella vita terrena di Gesù non fu mai trovato peccato. Dio stesso ne rende testimonianza avendolo risuscitato dai morti. Ed ora la morte non ha più nessun potere su di lui. Ma la grande promessa che rimane all'umanità è scritta in Giovanni 6,40. Qui è Gesù che parla: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ma senza aspettare l'ultimo giorno, proprio perché è risorto, Gesù oggi si rivela personalmente nella vita di quanti lo cercano con tutto il cuore. In Giovanni, al capitolo 14, al verso 21, Gesù dice che chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Possiamo quindi affermare che conoscere la verità significa conoscere Gesù personalmente, un'esperienza da coltivare ogni giorno. Nessuna epidemia o restrizione governativa potranno mai bloccare questa meravigliosa e costante esperienza con il nostro Salvatore. È vero che anche per il credente questi momenti difficili possono portare delle situazioni di ansia e di preoccupazione, ma abbiamo anche detto che potrebbe essere Dio a permetterle. Ma per il credente che è saldo nella parola di Dio e che vive in piena comunione con il proprio Signore, non si tratterà di stati di ansia e di preoccupazione. Infatti molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Ho sentito la testimonianza di un evangelista cinese di nome Wang Mingdao, il quale ha passato diversi anni in carcere, soprattutto in isolamento. Un giorno un evangelista occidentale lo andò a intervistare, ma si trovava a disagio vedendo le ferite sul suo viso e sul suo corpo. E così esclamò: «Io non soffrirò mai come te». Conosco questa testimonianza. Wang Mingdao, dopo un momento di riflessione, iniziò a fargli una sequenza di domande sull'agenda del suo mese prossimo.
Quanto lavoro hai davanti? Quante persone dovrai incontrare? Quanti sermoni dovrai predicare? Quanti studi biblici dovrai preparare? Quanti libri dovrai leggere? Quanti servizi della tua chiesa dovrai svolgere? Ve le ho lette per farvi capire l'ansia che gli venne. A quel punto un pensiero attraversò la sua mente: devo costruirmi una cella. Questa è la realtà del credente. Il credente ha bisogno di trascorrere il proprio tempo con il suo Signore per godere della sua presenza. E questo gli è sufficiente. Dio ci libera dentro e di conseguenza siamo liberi anche fuori. Tra non molto potremo uscire nuovamente dalle nostre case, ma dovremo far tesoro di queste meditazioni, perché tanti impegni della nostra vita potrebbero affacciarsi nuovamente, e allo stesso tempo anche le paure, come l'insicurezza economica o la paura di una malattia non ancora sconfitta. Dovremo utilizzare la libertà che Gesù ci ha conquistato per continuare ad andare alla presenza di Dio, della sua pace, e godere della sua pace e della sua consolazione. Bene, vogliamo concludere con una preghiera chiedendo la benedizione del Signore. Oh caro Padre, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per questi momenti, Signore, che ci hai concesso per poter stare insieme, Signore, anche con questa situazione, per meditare della tua parola, Signore. Grazie per come abbiamo potuto comprendere insieme, Signore, che la cosa più importante per le nostre vite, Signore, la tua presenza, il poter stare con te, il poter godere, Signore, della comunione con te, oh Signore, perché tu non la fai mai mancare, Signore, neanche in queste circostanze. Noi possiamo venire a te liberamente. Tu ci accogli, Signore, nel nome prezioso di Gesù, il nostro Salvatore, il nostro Signore. Ti preghiamo, Signore, per quanti stanno ascoltando questo messaggio, Signore, e che si trovano in situazioni, oh Signore, magari di scoraggiamento, di difficoltà, o che magari ancora non ti hanno ricevuto nel loro cuore, Signore. Ti preghiamo, Padre, opera ancora in questo momento, Signore, glorificati nella vita, Signore, ancora di queste persone. Ti preghiamo ancora per questa situazione, Signore, che ci sta intorno. Oh, Signore, stendi la tua mano, continua a sostenere i medici, gli infermieri, quanti si prodigano, Signore, per sconfiggere questo male, oh, Signore. Grazie, Padre, ti preghiamo per le autorità, Signore, dai intelligenza, Signore, sapienza, per affrontare questa situazione. Ti presentiamo ancora ognuno di noi, Signore, davanti a te. Signore, stringici sempre di più ogni giorno, vicino a te, Signore, perché è lì che vogliamo restare. Tutto questo te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù, il tuo figliuolo, il benedetto in eterno. Amen. 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 Un caro saluto a tutti voi. Un caro saluto a tutti, anche da parte mia. Dio ti benedica.